Ci sono eventi che per il loro clamore, spesso per la loro drammaticità, rimangono sulle pagine dei giornali per settimane, per mesi, poi spariscono del tutto. Tra questi eventi anche il disastro ferroviario di Rometta che si è verificato il 20 luglio del 2002. Il treno Freccia della Laguna deragliò in quel pomeriggio d'estate e causò 8 morti. Quei vagoni sono ancora lì, sul luogo del disastro, sono stati dimenticati e mai rimossi. Noi li abbiamo trovati, ve li mostreremo in questa puntata che dedichiamo alla memoria di quelle 8 vittime. Rometta Messinese, una trentina di chilometri dalla città dello Stretto. In una soleggiata mattina di settembre il panorama che si gode dalle colline è quello di una splendida cittadina che si affaccia sul mare. Ma ad un'osservazione più attenta si notano in prossimità di un torrente e poco distante dai binari ferroviari dei vecchi vagoni abbandonati. Quei vagoni abbandonati alle mie spalle, coperti ormai di vegetazione, sono lì dal 2002, raccontano ancora oggi purtroppo una delle storie più drammatiche delle ferrovie, uno dei disastri ferroviari più gravi della storia d'Italia. Sono le carrozze della Freccia della Laguna, il treno Palermo-Venezia. Tra queste lamiere, 11 anni fa, morirono 8 persone. Sembra incredibile, ma le vetture di quel disastro sono ancora dove furono accantonate subito dopo quella tragedia. Rimaste per lungo tempo sotto sequestro giudiziario, giacciono su una piccola porzione di terreno chiusa dal nuovo muro della ferrovia ed il torrente Formica. Erano le 18:56 del 20 luglio 2002 quando il treno, partito poco prima dalla stazione di Milazzo, uscì dai binari andando a sbattere contro una casa cantoniera. Cortesemente, dovete uscire cortesemente. Fu la motrice a colpire la casa cantoniera rimbalzando indietro per finire la propria corsa in bilico sul ponte del torrente Formica, rendendo i soccorsi ancora più difficoltosi. I luoghi oggi sono cambiati, ma i ricordi di chi quel giorno era impegnato nei soccorsi sono incancellabili e riemergono immediatamente guardando quelle 3 carrozze abbandonate della Freccia della Laguna. Io ero a casa, ho ricevuto una chiamata dal sindaco dove mi avvisava di questo incidente e sono intervenuto sui luoghi. Già quando sono arrivato c'era visto prima il locomotore che era in bilico sul ponte e c'erano i primi soccorritori che stavano cercando di tirare fuori perché all'interno c'era il macchinista e il locomotore che era ferito. Poi sono sopraggiunti tutti gli altri vigili del fuoco e i carabinieri e i mezzi di soccorso e lentamente si sono state avviate queste procedure per tirare fuori i feriti. I feriti purtroppo nella zona qua dove ci troviamo ora c'erano pure un vagone che era rimasto schiacciato, che si era schiantato contro una casa della cantonia delle ferrovie che fortunatamente quel giorno era disabitata, in quel momento era disabitata. C'erano feriti e anche dei morti, sono state fatte delle procedure per tirare fuori, aprire i vagoni e tirare fuori questi morti. I morti erano in questa carrozza, la prima rossa, che si vede che ancora è distrutta, parzialmente distrutta dall'impatto con questa casa cantoniera, con questa casa delle ferrovie, questo casello auto delle ferrovie che c'era quasi sui luoghi dove siamo in questo momento. Adesso lo stato dei luoghi è stato completamente stravolto dalla costruzione della nuova linea ferrata e il passaggio a livello esistente è andato completamente, è scomparso, è stato completamente demolito e spostato dalla nuova linea ferrata, e anche il tracciato della vecchia linea ferrata praticamente oggi non esiste più. Questo è stato spostato, ancora si vede, è il punto d'appoggio del passaggio della sbarra del passaggio a livello, e lì ancora si vede il campanello, è rimasto come ricordo, il campanello è della vecchia casa cantoniera con il cancello d'ingresso alla casa cantoniera. Come dicevo prima, non esiste più, è stata completamente demolita, lo stato dei luoghi è cambiato notevolmente, anche perché c'è la realizzazione di questa nuova strada che prima non c'era. Questa qui è una strada che è stata realizzata in sostituzione dell'attraversamento del passaggio a livello, per poter consentire l'accesso nella zona a monte. Prima si passava attraverso la zona del passaggio a livello, ora invece c'è questa nuova strada che noi vediamo qua sui luoghi. Le vittime furono 8, il macchinista Saverio Nania di San Filippo del Mela, la messinese Giuseppina Mammana, Stefano Lamalfa, impiegato comunale di Milazzo, Placido Caruso, originario di Milazzo, residente a Messina, e 4 cittadini marocchini componenti lo stesso nucleo familiare: Miludi Abdel Hakim, Ali Abdel Hakim, Ania Abdel Hakim e Fatima Faurettine. I feriti furono 47 e al dolore si unirono le polemiche per le condizioni delle ferrovie siciliane. Immediata l'apertura delle inchieste giudiziarie finalizzate all'accertamento delle responsabilità, legate in particolare ad un giunto provvisorio non collocato adeguatamente sui binari. Le indagini riguardarono il titolare della ditta che effettuava le manutenzioni e 3 tecnici che si occupavano dei lavori. E la mattina dopo il disastro, tra le macerie, c'era anche l'arcivescovo di Messina Giovanni Marra. Portò parole di conforto, ma non risparmiò gli attacchi ad una politica troppo lenta rispetto alle esigenze del territorio. In quel periodo la promessa del ponte sullo stretto era più attuale che mai, mentre il tratto di strada ferrata del disastro era ad un solo binario. Certamente non si può fare il ponte lasciando una ferrovia con una monorotaia, sarebbe assurdo. Guardi, io penso che non si tratta di fare questo discorso di prima o di dopo, si tratta di disegnare un progetto di anni, e in questo progetto di anni ci deve essere tutto. Ecco, è chiaro che ci sono urgenze immediate alle quali bisogna provvedere, ma questo non vuol dire che bisogna cancellare delle prospettive grandi per la Sicilia. Io personalmente, è bene che lo dica con molta chiarezza, perché ho visto che c'è molta, diciamo, affermazione politica per dire sì, no al ponte. Io guardo alla realtà di oggi, certamente, ma guardo anche al futuro. Il ponte lo vedo valido nella prospettiva che l'autostrada del Mezzogiorno e della Sicilia, le ferrovie della Calabria, della Sicilia e delle altre regioni del Mezzogiorno, tutti insieme possono realizzare, vero, questo sviluppo, questo progresso e questa sicurezza. Certamente, se lei mi dice si fa il ponte e non si fa questo, dirò certo, facciamo prima questo, ovviamente. Sono trascorsi 11 anni dallo sfogo dell'arcivescovo Marra. Il ponte sullo stretto non è mai stato realizzato e la tratta ferroviaria Palermo-Messina è ancora per la sua metà a binario unico. Nel 2009, tra Rometta e Pace del Mela, però, è stato inaugurato il nuovo percorso a doppio binario. I lavori hanno modificato i luoghi, lasciando però a pochi metri dalla stazione e dalla villetta comunale le carcasse dei vagoni. I vagoni abbandonati sono qualche metro oltre questo muro che ai tempi del disastro non c'era, è stato costruito dopo, e qui siamo all'interno della villetta comunale di Rometta. Questo luogo diventò il luogo nel quale vennero dati i primi soccorsi ai feriti, e qui c'è la lapide che ricorda purtroppo anche i morti di quel disastro. Questo è il punto d'appoggio del passaggio a livello, perché al tempo il passaggero era su questo punto. E qua ancora si vedono le spalle dell'impalcato del ponte di attraversamento sul torrente Formica, dove il locomotore è rimasto sospeso lungamente proprio in bilico su questo torrente, perché ricordiamo che il locomotore in velocità andò a finire contro la casa cantoniera delle ferrovie, rimbalzò a U e tornare indietro è rimasto in bilico qua sul torrente. I soccorritori hanno lavorato lungamente per tirar fuori il secondo macchinista, perché purtroppo il primo era morto. e si è provato fino a quando sono riusciti a tirarli in salvo. Sono stati i vigili del fuoco poi con le barelle, lo hanno relevato dall'interno della cabina. Questo qui ancora sono questi posti che noi ricordiamo tristemente per questi avvenimenti. I vagoni del disastro di Rometta adesso non sono più sotto sequestro. L'inchiesta giudiziaria, che era stata avviata dai sostituti procuratori Giuseppe Sidoti e Vito Di Giorgio, ha avuto come esito la condanna in primo grado del titolare della ditta di manutenzione e di 3 tecnici considerati a vario titolo responsabili dei lavori, ma tutte le pene sono state condonate. Per quanto riguarda la rimozione delle carrozze del treno Freccia della Laguna, da parte delle ferrovie si registra una nuova promessa, arrivata proprio in concomitanza con la visita della nostra truppa a Rometta. La gara d'appalto per la loro rimozione si è conclusa. Una ditta si occuperà di tagliare le lamiere e smontare i vagoni, visto che ormai è impossibile trainarli anche per l'assenza di un percorso per i mezzi speciali che sarebbe necessario impiegare. Entro 3 mesi, assicurano dalle ferrovie, i vagoni saranno rimossi. Il sindaco Roberto Abbadessa si impegna a vigilare, sollecitando, se necessario, le ferrovie. Sì, è una tragedia che si è verificata nel nostro territorio a distanza di 11 anni, per la quale soprattutto rispetto a questi vagoni che sono stati depositati in quest'area ho avuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini, ed è stata anche nostra premura capire quali tempi ci fossero per la definitiva rimozione. Al netto di questo periodo di sequestro che è servito per consentire agli organi inquirenti di verificare tutte le indagini ed espletarle in particolar modo, adesso questi vagoni sono stati dissequestrati e quindi abbiamo tenuto costantemente dei rapporti con le Ferrovie dello Stato per avere certezza sui tempi di rimozione. Ci risulta da comunicazioni che abbiamo avuto dalle ferrovie stesse che era stata espletata una prima gara d'appalto che prevedeva appunto questo intervento e che non è andata a buon fine, per la quale da notizie freschissime sappiamo che c'è in corso un'altra gara d'appalto che in tempi non molto lunghi, si parla di massimo 3 mesi, finalmente darà risoluzione a questo problema, cioè si interverrà attraverso il taglio di questi vagoni con delle attrezzature specifiche e quindi con la definitiva rimozione, e quindi sarà liberato quel terreno e finalmente possiamo dire che anche Rometta sarà liberata anche dal peso di questo ricordo che chiaramente ci porta in tempi tristi di un dramma che si è verificato nel nostro territorio e che ha toccato tante famiglie, quindi con degli effetti spiacevoli. E tra l'altro quella è una zona che ha consentito per tanti anni il passaggio da un versante all'altro, perché c'è in mezzo il torrente Formica, e la presenza di questi vagoni in qualche modo ha anche bloccato questo transito e anche la possibilità per l'ente di intervenire per realizzare una passerella un po' più sicura rispetto a quello che c'era prima. Ecco, c'è un rischio di amianto, si diceva qualcosa del genere, vi risulta questo o no? Ma io sinceramente dagli uffici, dai nostri uffici comunali non ho avuto una relazione che accerti la presenza di amianto, né tantomeno so personalmente se questi vagoni contengono in realtà questo materiale. Quindi direi con la dovuta prudenza che non ci sia rischio amianto, però dico con la dovuta prudenza perché vorrei personalmente e in maniera precisa, in maniera tecnica, accertarmi di questa evenienza. In tutti i casi, se tutto va bene, fra 3 mesi, amianto o no, questi vagoni dovrebbero non esserci più. Sì, infatti, da quello che ci risulta, dalle notizie che ci hanno fornito le ferrovie, non dovrebbero esserci più. Volevo precisare al riguardo che un paio di mesi fa mi è stata notificata una raccolta firme, una richiesta da parte di cittadini di Rometta per continuare a stimolare le ferrovie affinché questo intervento fosse immediato ed imminente sul nostro territorio. Per cui da allora io ho avuto soltanto dei contatti telefonici assieme agli uffici comunali con le Ferrovie dello Stato, ma sono intenzionato a questo punto, nonostante le rassicuranti notizie che ci ha fornito la ferrovia, sono propenso eventualmente ad inviare una nota attraverso la quale l'amministrazione prende una posizione ferma e chiede anche che questi tempi vengano in qualche modo ci vengono confermati per iscritto, in maniera tale che un po' tutti, ecco, ci assumiamo una responsabilità rispetto a questo problema. Nella speranza che le ferrovie mantengano l'impegno di rimuovere i vagoni, trascorsi 11 anni dall'incidente, rimane l'evidenza che per il disastro ferroviario di Rometta nessuno fino al 2013 ha pagato. Immaginare una simile conclusione quella sera del 2002 sarebbe sembrato assurdo, così come nessuno avrebbe potuto pensare che quelle carrozze semidistrutte sarebbero rimaste lì per 11 anni, ma invece è andata esattamente così. È tutto, grazie per aver seguito questa nuova puntata di Extra. Il nostro approfondimento ritorna nelle prossime puntate con nuovi argomenti.